Questa serie di viaggi organizzati dal Comune di Pavia, Assessore. Ma guardi, è un'iniziativa molto bella che noi abbiamo continuato, anzi abbiamo quest'anno il quinto viaggio che fanno le persone di una certa età e al di là del posto piacevole che è Loano, c'è modo di far rifiorire anche alcuni aspetti anche giovanili e positivi delle persone. Sentendo un po' gli umori, no? Sono tutte persone, sono contente, ma sono contenti di trovarsi insieme, di socializzare. Qualcuno ci ha persino detto che rinuncerà ad alcune terapie perché la miglior terapia è proprio la compagnia, lo stare insieme e il passare questi momenti. Sono dei momenti gioiosi, noi abbiamo fatto delle convenzioni con gli alberghi e quindi con anche una cifra molto abbordabile queste persone possono passare 15 giorni insieme. Il Comune è orgoglioso di questa iniziativa, siamo contenti perché gli anziani sono chiaramente una risorsa per tutta la città e questo è il miglior antidoto alle medicine, agli ospedali ed altre cose simili. Quanti partecipano a questi, diciamo così, viaggi di piacere? Questi viaggi di salute, di piacere e di compagnia sono circa 200 le persone che partecipano, questo è l'ultimo scaglione, sono attorno alle 40-45 persone e quindi è un certo numero consistente, ma il bello è che poi c'è un passaparola e quindi la gente ritorna e questo è l'aspetto più positivo dell'iniziativa. La signora Maria, sì, da tanti ci dica anni partecipa qualcosa a questi viaggi, sì. Cosa può dirci? È contenta? Ma una cosa che dovevo farla prima, ecco, perché gli anni prima, sì, perché sì, mi sono trovata benissimo. Io mi ricordo la prima volta che è arrivata era quasi un po' timida. Mi hanno detto che non prende più neanche le pastiglie. No, vero? No. Poi sono su di morale in mezzo alla gente. Bello. Insomma, è tutto un altro vivere. Oh. Ecco. Però dobbiamo farlo anche più volte. Ma se mio figlio mi ha detto a prendere un appartamentino là, che sto bene, brava. Che sto bene. Bravissima. Sì. Ma infatti però è cambiata, si sta bene la in compagnia anche, no? Signora? Anche, sì, sì. La sì. Compagnia, guarda. Sì. Sì, comunque ha fatto un cambiamento, perché io la prima volta che l'ho accompagnata, veramente, dovevamo un po', come dire, avevamo cura di lei, nel senso che noi vedevamo che era un po' in difficoltà. Sì. Io vivo sempre quando sono andata sola. A prenderla, e allora il morale si è trasformato. E sento sola, va a terra. E là in compagnia. Invece là non si ha tempo di pensare ai guai. Si è su. Sì. Bene, è un'altra signora, sì, veramente cambiata. Infatti no, io mi trovo bene. L'ho portata benissimo, per esempio benissimo. Perché veramente penso. Infatti, sì, io dico: meglio me è un investimento per la salute. Invece che mettere la farmacista, certo, li mettiamo al mare. Certo. Ma pensi non prendere le pastiglie là? Che stavo bene. Sì, noi siamo infatti contenti. Adesso l'anno prossimo prenota già. Poi non è che la sera io. In autunno. Non è che la sera io uscivo ad andare a ballare. Io la sera andavo in camera tranquilla a vedere la televisione. Anche andavo a ballare. Anche. Ma lei le buone no. Anche, no, e poi sono abituata a stare in casa alla sera. Bene. Siamo contenti. Grazie. Siamo contenti. Grazie. È proprio una